Allora, l'azienda sanitaria di Trieste Asugi ha scelto di ristrutturare Cattinara, di ristrutturare due piani di Cattinara, dei cinque piani demoliti nell'ambito della ristrutturazione, per collocare dei reparti Covid di terapia intensiva e semi-intensiva, nonché per trasferire a Cattinara il reparto degli infettivi dal Maggiore. Al Maggiore restano due reparti Covid, la medicina clinica e la geriatria. Quindi noi a Trieste, invece che avere un ospedale Covid e un ospedale no Covid, avremo due ospedali Covid. Ma le indicazioni del Ministero della Salute sono chiarissime. Leggo: identificare prioritariamente stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da Covid. In questo seguendo le raccomandazioni di tutta la comunità scientifica internazionale. Anche i costi sono stati notevoli, secondo me sproporzionati: 5 milioni di euro per la sola opera edilizia che poi verrà demolita quando inizierà la ristrutturazione, quindi tra un anno o due. C'erano forse delle alternative? Sì, perché all'ospedale Maggiore risultano attivabili immediatamente 8 letti di terapia intensiva del reparto di rianimazione costruito col poletto tecnologico e inaugurato pochi anni fa, e inoltre il Maggiore presenta 180 testiere letto, che vuol dire in pratica possibilità di 180 letti, e attualmente sottoutilizzato, avendo, da quel che si sa, perché i dati ormai non è che siano molto disponibili, circa un centinaio di letti. Quindi penso che sia nozione comune che mescolare reparti Covid a reparti non Covid vuol dire aumentare il contagio, vuol dire non fronteggiare in modo efficace l'epidemia. Come del resto ha detto lo stesso Ministro della Salute Speranza, quando ha detto che la strategia per l'eventuale recrudescenza della malattia che potrebbe avvenire in settembre-ottobre, la strategia si baserà tutta su ospedali Covid, non Covid. Trieste presentava una condizione ideale, infatti avendo il Maggiore sottoutilizzato e Cattinara poteva benissimo e senza praticamente quasi spesa realizzare un Covid al Maggiore e no Covid a Cattinara. Quindi noi adesso dovremo convivere con due ospedali in cui il no Covid è presente insieme al Covid, e abbiamo visto infatti che il personale infetto di Cattinara, il personale sanitario infettato a Cattinara, ha raggiunto dei valori estremamente preoccupanti. Anzi, fino a 20 giorni fa, fino a che i dati non sono stati censurati, si contava il 16% di personale infettato contro il 14% per esempio della Lombardia. Quindi la domanda non può che essere una: se si ritiene di mantenere questo stato che inevitabilmente favorirà l'espandersi dell'epidemia. Grazie. Bene, grazie consigliere Zalo. Consigliere Riccardi. Grazie. Allora, la circolare del Ministero della Salute del 26-27 del 1 marzo dà indicazione di attivazione in ogni regione dell'incremento dei posti letto di terapia intensiva del 50% e dell'incremento dei posti letto di malattie infettive e pneumologia del 100%, attivare a uno o più ospedali Covid-19. La circolare del Ministero della Salute 78-65 del 25 marzo dice: è necessario identificare prioritariamente strutture e stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da Covid, tenuto conto che le attività precipue sono legate alle malattie infettive, all'assistenza respiratoria e alle terapie intensive. Solo in casi eccezionali, laddove non risulti possibile la separazione degli ospedali dedicati alla gestione esclusiva del paziente Covid da quelli non Covid, i percorsi clinico-assistenziali e i flussi dei malati devono essere comunque nettamente separati. Individuare specifiche strategie gestionali e organizzative che nel breve tempo possibile consentano la netta separazione delle attività Covid e mettano a disposizione ampliamento della rete dedicata a Covid in relazione all'evoluzione dell'epidemia. Come è noto, l'infezione Covid
nell'8-10% da Covid, nell'8-10% dei soggetti rende necessario il ricorso alla terapia intensiva e nel 35-40% l'ospedalizzazione. Il Ministero della Salute ha dato indicazioni fin dall'inizio di aumentare i posti letto di terapia intensiva, come detto, del 50% in ogni regione, e l'incremento dei posti letto per le malattie infettive e pneumologia. Noi abbiamo aumentato le terapie intensive a 102, abbiamo portato la pneumologia a 46 posti letto, abbiamo aggiunto alle subintensive 5 posti a Pordenone, 9 a Udine e 12 a Trieste, e in più abbiamo attivato altri ulteriori 18 posti alle malattie infettive. L'orientamento della Regione è stato di individuare specifiche strategie organizzative e gestionali che nel più breve tempo possibile consentissero la presa in carico dei pazienti Covid ad alta media intensità di cura e contestualmente una risposta articolata e modulata sulla base dell'evoluzione dell'epidemia nel contesto territoriale. L'incremento dei posti letto di terapia intensiva, infettivologia, pneumologia, come da indicazioni ministeriali e sulla base dell'evoluzione dell'epidemia a livello nazionale e regionale, poteva essere garantito e soddisfatto nei tempi dettati dall'emergenza presso la sede dell'ospedale di Cattinara. Solo tale sede permette di garantire in un unico luogo i trattamenti terapeutici più appropriati in relazione alle condizioni cliniche, anche a fronte della presenza di servizi radiodiagnostici e della guida anestesiologica attivi sulle 24 ore e del servizio di laboratorio di analisi, attività non garantite presso la sede dell'ospedale Maggiore. Per far fronte all'incremento dei posti letto, l'azienda Giuliano Isentina ha deciso di ristrutturare due piani della torre medica di Cattinara e a suo tempo completamente chiusi e svuotati per l'inizio dei lavori di ristrutturazione. Entrambi i piani sono stati riallestiti in tempi rapidissimi per creare posti di lavoro di terapia intensiva e semi-intensiva con pressioni negative per poter ospitare i pazienti in fase acuta. La ristrutturazione dei due piani hanno permesso di dotare un nuovo numero di posti letto di assoluta sicurezza che non sarebbe stato possibile attivare al Maggiore, dove è garantita la presa in carico dei pazienti Covid positivi in degenza ordinaria internistica. Il percorso virtuoso organizzato dall'azienda ha dato finora esiti positivi nella pronta ripresa dei pazienti in una stretta integrazione fra infettivologi, pneumologi ed intensivisti. Nel 12° piano sono presenti gli intensivisti guidati dal professor Lucangelo e i pneumologi che si occupano delle terapie intensive guidati dal professor Confalonieri, mentre al 13° piano hanno sede le degenze infettivologiche della clinica delle malattie infettive diretta dal professor Luzzatti. Qualora in autunno dovesse verificarsi una recrudescenza dell'epidemia, il sistema regionale è attrezzato per fronteggiarla e in ogni caso il problema riguarda i pazienti asintomatici che in quanto tali possono sempre e comunque essere ricoverati in un reparto o ospedale no Covid. Prego, consigliere Zalucar. Ringrazio. Allora, io mi dichiaro da un lato estremamente soddisfatto per la risposta dell'assessore, dall'altro alquanto insoddisfatto. Perché soddisfatto? Ma perché l'assessore conferma quanto io avevo dichiarato, e cioè che l'ospedale di Cattinara risulta complessivamente infettato dal virus a causa delle scelte dell'azienda che avrebbe mescolato i reparti Covid e quelli non Covid. Per questa frase io sono stato denunciato e querelato da Asugi, dall'azienda sanitaria, in quanto accusato di diffamazione aggravata e procurato allarme. Ma l'assessore conferma la veridicità di quanto da me scritto. Quindi l'esecutivo con questa testimonianza smentisce di fatto la direzione strategica di Asugi che dipende dallo stesso esecutivo. Quindi da questo punto sono soddisfatissimo perché le parti accusante e accusato dal punto di vista giudiziario si invertono e qualcuno dovrà trarne le conseguenze. Invece sono insoddisfatto laddove non è stato risposto a come si farà a garantire dei percorsi separati. La mensa, la radiologia, gli spogliatoi a Cattinara non sono separati. Ricordo che una delle massime cause di diffusione a Cattinara del virus fu quando il reparto di geriatria al Maggiore fu infettato, furono colpiti 28 sanitari su 30 e invece di dedicare un'equipe separata per la geriatria si mandarono a turno gli infermieri dei vari reparti di Cattinara al Maggiore. Quando tornavano a Cattinara si infettavano gli altri reparti. Questa è la verità. Grazie. Grazie, consigliere Zalucar. No, Presidente, no, però.
Giusto per fare un rapporto corretto, consiglio. No, è sull'ordine dei lavori. Consiglio e giunta. Noi rispondiamo legittimamente, ogni consigliere poi fa nella replica le sue considerazioni che crede, però dire in una risposta preconfezionata, evidentemente per come ha affermato il consigliere Zarucar, che dopo gli servirà per la causa, quello che l'assessore non l'ha detto, cioè teniamo fuori per favore il consiglio da queste dinamiche, tutto il resto va bene, diteci che potevamo far meglio d'altro, però direi il consiglio per favore di non dire quanto non è stato detto nelle risposte per altri tipi di situazioni che non riguardano questo consiglio. Solo questo chiedo, penso nel rispetto reciproco. Certo, grazie Presidente Federica. È chiaro che poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice in ogni sede e anche sulle interpretazioni che dà.